Vaffanculo, va. Vai anche a tempo, bravo. Bravo, bravo. Il nuovo Lucio Dalla. Ignoranti che non siete altro. Morirete tutti malissimo, guarda, guarda. Adesso Wender ci fa un disco, ci giochi? Sicuro, figurati. Ci ha fatto un piccione sul lampione, ci mancherebbe altro. A proposito di disco, oggi non abbiamo passato Ciccino Bottolino, questa cosa mi spiace molto. È vero, è vero, però è prima attenzione. Ti stanno boicottando, Paolo. Secondo vai me sereno. C'è un complotto. Sì, Pippo Palmieri è stato pagato per non me. Sono i poteri forti. Che schifo. Però vedi, noi spesso e volentieri abbiamo una visione un po' complottistica, no? Delle cose. L'altro giorno, sempre col mio amico che ha una casa farmaceutica piccola, mi raccontava, perché gli ho chiesto, no? Dico, ma può essere vero che abbiano inventato, ho trovato la cura in Germania, la cura contro il cancro, eccetera. Lui mi dice, ascolta, c'è un famosissimo, che ha un'azienda farmaceutica molto più grande della mia, un signore molto ricco che sta morendo di tumore, e quindi se, avendo una casa farmaceutica, se ci fosse una cura, sicuramente lui sarebbe il primo ad utilizzarla. Fa finta. Ma che fa finta? Dai, tra l'altro, no, ragazzi, se è morto Steve Jobs, che era infatti l'uomo più ricco del mondo, vuol dire che tutte queste certezze non ci stanno. Ma a proposito di complottismi, cismiscosks, gli nostri ascoltatori hanno sentito il blocco di prima e qualcuno ha espresso il suo parere. Sentiamolo, ragazzi, vai. Ma sapete che fine ha fatto l'inventore del diesel? Del diesel, aveva inventato il motore per girare con olio di colza. Ha fatto una crociera ed è morto. Ed è morto in crociera inspiegabilmente. Ciao bastardi. Sarà negato. Ragazzi, io adesso, perdonatemi la mia mancanza di memoria, perché è stato anni fa a scuola. Comunque ci fecero vedere un documentario dove colui che inventò il motore ad acqua, un motore endotermico per le macchine ad acqua, è stato misteriosamente ucciso un mese dopo. È morto misteriosamente un mese dopo. Negli anni 70 era. Anzi, sai cosa bisognerebbe fare? Farne tanti piccoli prototipi, staccarsi dall'Enel o da comunque chi ti dà energia, attaccarsi dentro tutto l'impianto di casa e non pagare più le bollette grazie a mi arrangio da me, eh? Questa sarebbe la rivoluzione. Paolo ragiona, perché così facendo ti metti contro le lobby del petrolio, capisci? C'è il petrolio dappertutto, è semplice, ciao bastardo. Sta finendo però. Ciao ragazzi, se funziona te lo finanzio io, credimi, va bene, te lo finanzio. L'idea quella là della ruota magnetica, sì, è stupenda, è geniale, e tanti hanno fatto tentativi, se lui ha trovato la soluzione, ottimo. Adesso l'importante è che se da casa lui allo studio non lo facciano secco. Scusa, allora, si sta cagando addosso veramente, ragazzi. No, no, ma è la verità, ma infatti noi cercheremo di tutelarlo. Noi abbiamo una persona molto muscolosa che è il gran maestro della ghegheria, che adesso glielo mettiamo proprio attaccato e lo difenderà. Quindi, caro Giovanni Di Marco, che abiti in via Santo Spirito 4. Tra l'altro sto facendo anche le flessioni la mattina. 10. Bravo, lui si è inventato il cognome, adesso vanno ad ammazzare tutti i Giovanni Di Marco. È una Terminator dal futuro. Via Santo Spirito 58. Pensa solo alle sigarette, no? Le sigarette hanno fatto le e-sig, le sigarette elettroniche. Tu guarda che hanno inventato una legge addirittura che ti vieta di parlarne in onda. Sì, me ne sbatto il cazzo. Parlo e me ne sbatto i coglioni, perché le uso. E adesso è uscito un articolo proprio oggi che dice che non fanno male. Che non, sicuramente non ti fanno smettere di fumare, perché comunque è fumare, ma non fanno male come le sigarette. Ma tu pensa alla battaglia che hanno fatto le case produttrici di sigarette, perché ci guadagna il monopolio. Ma solo in Italia! Ovvio! In Italia! Ma perché in Inghilterra il governo invece le consiglia. Scusa, in Italia Paolo. No Paolo, ma pensa solo una cosa, hanno liberalizzato la benzina, ok? In Italia, nel senso che ogni distributore di benzina, ogni marca può decidere il prezzo che vuole, quindi far concorrenza all'altro. Invece gli stronzi cosa fanno? Si mettono d'accordo e tutti quanti hanno lo stesso prezzo. Sì, magari varia di un centesimo, due, tranne quei piccolini privati che trovi fuori dai centri delle città, dove riesci a pagare la benzina a quello che dovrebbe costare. Quindi cioè, non c'è verso, ragazzi. All'inventore della cocaina gli hanno fatto le righe sulla macchina.
Stai recuperando, stai recuperando, ma ti odio lo stesso, stai recuperando. È bravissimo il maestro, è il figlio bello di Gesù. Bravo maestro, aiutami a recuperare la situazione. No. Ma attenzione, passiamo a qualcosa di divertente. Ecco, basta! Cosa cazzo vuoi? Ti odio! Adesso scorreggio. Perfetto, Wenderland!